Salve a tutti ragazzi, sono Tomsic, o se preferite Tommy, e bentornati qui sul canale. Oggi torniamo a parlare di un film Disney Pixar, in questo caso di Luca di Enrico Casarosa. Pellicola approdata purtroppo soltanto sulla piattaforma streaming di Disney Plus. Ed infatti è stato davvero un grandissimo peccato non gustarcela al cinema. Comunque, deve essere stato difficile per la Pixar tornare in gioco dopo il magnifico Soul. Un film estremamente profondo e significativo, più rivolto agli adulti che ai piccini, come l'altro capolavoro della Pixar, ovvero Wall-E. Invece Luca decide di cambiare strada. Decide di lasciare da parte la profondità di un Inside Out o la componente strappalacrime di un Coco e punta a raccontare una storia semplice basata sull'amicizia e sull'integrazione del diverso. Insomma, senza dubbio Luca è rivolto maggiormente ai più piccoli rispetto all'ultimo lavoro Pixar, ma nonostante ciò è ricolmo di messaggi universali, delicatezza e amore. Risulta quindi un film d'animazione semplice, leggero, sincero, che non si vergogna a mostrarsi per la sua vera natura. Ma è nell'estetica che Luca mostra la sua vera forza, con una componente visiva potentissima e così comunicativa da far parlare di più le immagini che i dialoghi stessi. Super colorato, con animazioni fantastiche, un character design unico e sequenze che sono semplicemente pura arte in movimento. Insomma, è davvero una gioia per gli occhi. Però, che cos'è Luca? Beh, Luca è prima di tutto un film Pixar, abbraccia quindi il tipico modo di fare cinema dello studio, ma si fonde un po' con i classici racconti della Sirenetta e di Pinocchio e trae molte ispirazioni dai film dello studio Ghibli, ad esempio Porco Rosso o Ponyo. Un altro protagonista indiscusso del film è senza dubbio l'immaginaria Porto Rosso, l'incantevole cittadina della Riviera Ligure. Coloratissima, viva, pulsante e ricolma di dettagli, la costruzione del paesino, dei luoghi e delle atmosfere delle Cinque Terre è davvero ben curata e credibile. Questo senza dubbio grazie al regista Casarosa che, essendo vissuto fino ai 20 anni in Liguria, è in grado di dipingere un'idilliaca e nostalgica calda estate italiana di fine anni 50. Luca è un mostro marino, pastore di pesci, che vive insieme ai suoi genitori tra i tranquilli fondali del Mar Ligure. E nonostante la sua vita serena in mare e le raccomandazioni da parte della madre e del padre, Luca è sempre stato attratto dai misteri che si celano in superficie e non a caso colleziona strani congegni e marchingegni umani che trova a giro per gli abissi. E grazie alla sua fame di scoperta e di curiosità, un giorno deciderà di uscire dall'acqua e lì scoprirà qualcosa di incredibile. Quando esce dal mare, il suo corpo si trasforma in quello di un bambino. Ed è proprio qui che farà la conoscenza di Alberto, un mostro marino, giovane e solo che da tempo vive in superficie su un isolotto. Sarà lui ad introdurre Luca al fantastico mondo della superficie e alle sue infinite meraviglie, tra cui la tanto idealizzata Vespa. Un mezzo che ti permette di viaggiare in libertà fin dove vuoi. Ed è proprio la Vespa il motivo per il quale i due giovani amici si spingeranno fino al paesino degli umani di Porto Rosso. Un luogo dove i mostri marini sono odiati, cacciati e uccisi dalle persone e i pescatori locali. Di lì a poco, senza alcuna premeditazione, si troveranno a partecipare ad una gara di triathlon insieme a Giulia, una ragazza del posto con cui faranno amicizia. Ora, di certo Luca non brilla per l'originalità dell'intreccio, proponendo una storia basata sull'accesa e contrastata convivenza dei tipici due mondi, quello della terraferma e degli umani e quello del mare e dei mostri marini. Ma nella parte del racconto di formazione che Luca scalda veramente il cuore, nella bellissima e profonda amicizia tra lui, Alberto e Giulia, e nell'integrazione e accettazione del discriminato. È interessante notare come i mostri marini siano sia parte del folklore degli ambienti rappresentati, quindi protagonisti di quelle storie popolari nei paesini delle Cinque Terre, sia una metafora del diverso e del discriminato in cui ogni minoranza ci si può ritrovare. Metafora che vede la sua conclusione in un finale senza dubbio frettoloso e troppo semplicistico, ma caratterizzato da una frase barra morale estremamente potente, reale e poco zuccherosa. Non tutti ti accetteranno per quello che sei, ma questo non importa. L'importante è incontrare e riconoscere le persone che ti accettano e ti amano così come sei. Come avevo detto anche prima, una caratteristica di Luca che mi ha davvero convinto è senza dubbio il suo character design,
che decide finalmente di allontanarsi da quel tipo di modelli umani che stavamo vedendo continuamente negli ultimi anni in ogni film Disney barra Disney Pixar. Poi un buon lavoro è stato fatto anche su tutti i personaggi che risultano davvero ben caratterizzati. Infatti il film riesce sempre ad aggiungere quel particolare anche piccolo di poco conto, ma che però è in grado di delineare i personaggi, anche quelli secondari. Per esempio mi viene in mente il papà di Giulia, palesemente uscito da Piovono Polpette, e soprattutto per quanto riguarda la sua condizione e il rapporto che avrà con Alberto. Ma lo stesso riguarda anche i genitori di Luca, che faranno un pochino, diciamo, la parte di Marlin in Nemo. Ed in più, come non parlare della bellissima mascotte del film, ovvero il cattivissimo gatto Machiavelli. Mamma mia quanto mi ha fatto morire, è fantastico. Però, senza alcun dubbio, a dare luce al film sono proprio i tre ragazzini, ovvero Luca, Alberto e Giulia. Giulia è la tipica ragazzina tosta e ostinata, che però rappresenta il meglio che l'umanità ha da offrire. Una vera amica che ti accetta per quello che sei. Luca invece è un bambino che desidera con tutto il cuore uscire dalla sua comfort zone e sentirsi libero. Ed in questo Alberto lo aiuterà a sognare ed intraprendere avventure e pazzie che altrimenti non avrebbe mai affrontato. Zittendo quindi quella vocina interiore di nome Bruno che frena il tuo istinto. Insomma, Alberto è una specie di lucignolo in positivo, quell'amico molto diverso caratterialmente da te che però ti sblocca e ti apre le porte verso esperienze davvero elettrizzanti. Probabilmente il personaggio più bello e più umano del film. Invece quello che mi ha colpito di meno è l'antagonista del film, ovvero Ercole Visconti, il campione indiscusso della gara di triathlon. E parlare di cattivo è già un'esagerazione. Si tratta più che altro di un ostacolo che metterà a dura prova i nostri protagonisti. Un pochino come poteva fare ad esempio lo chef cattivo in Ratatouille. Insomma, un semplice bullo narcisista con davvero poca caratterizzazione. Ma passiamo ad altro, e la pellicola è fantastica anche per l'incredibile cura nel dettaglio in praticamente tutto. Nel Mar Mediterraneo, nella cittadina di Porto Rosso, nei piatti e negli abitanti italiani. Tutto ciò è minuziosamente studiato ad hoc. Infatti, non a caso, Luca è stato amato molto dagli italiani, da tutte quelle persone che, nostalgia o meno, potrebbero riconoscersi in quei riferimenti culturali, culinari, esperienziali e via dicendo. Ma ovviamente non siamo tutti uguali, infatti molti altri italiani l'hanno criticato trovandolo semplicemente un filmetto pieno di stereotipi e luoghi comuni. Però sinceramente io questo pensiero non lo condivido. Credo si tratti di più di personaggi, momenti e situazioni al massimo caricaturali, che creano sì un'atmosfera più leggera e spensierata, ma che contemporaneamente ti fa entrare di più nel mood del tempo, in quel modo a cui gli americani e al resto del mondo piace vedere l'Italia. Quindi sì, Luca è un po' un film da cartolina, come poteva esserlo anche Ratatouille per quanto riguarda Parigi. E per quanto mi riguarda mi sembra davvero un'ottima cosa. In conclusione, Luca non rientrerà tra i grandi capolavori targati Pixar, ma nonostante ciò rimane un bellissimo film d'animazione con una potenza visiva davvero impressionante. Se Soul era più rivolto agli adulti e Onward più agli adolescenti, senza alcun dubbio Luca è maggiormente indirizzato ai più piccoli, però non si dimentica affatto del pubblico più cresciutello. Infatti, con la sua storia semplice ma estremamente dolce e delicata, Luca è un'opera universale, basata sull'amicizia e sull'integrazione. Un bellissimo racconto di formazione ispirato dall'infanzia del talentuoso Enrico Casarosa. E con questo, ragazzi, finiscono le mie opinioni per quanto riguarda Luca, ma adesso voglio sapere le vostre opinioni. Con chi vi schierate? Con quelli che hanno amato il film e la sua atmosfera o quelli che l'hanno criticato per via, no, degli stereotipi e dei luoghi comuni? In più, ragazzi, come al solito vi ricordo che qua sotto trovate tutti i vari link per i social. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao a tutti!